Bentornati, nuovo sfondo per l'ennesima volta perché sono tornata in Italia. Adesso siamo a casa dei miei perché appunto no, in Italia non abbiamo più una casa, quindi siamo ospiti dei miei, io e Timmy, e siamo arrivati da 3-4 giorni ormai. E volevo farvi un piccolo aggiornamento di come è andato il viaggio e non so, di questi primi giorni qua, tanto per dirvi che non è che sono sparita, però insomma, sono presa un attimo di giorni per respirare, perché il volo alla fine è durato abbastanza, quindi ci ha mangiato via 2 giorni, perché siamo partiti di pomeriggio e siamo arrivati la mattina del giorno dopo. Poi ho avuto 2 giorni qua, un giorno di matrimonio, ieri alla domenica sono stata con gli amici e insomma, oggi che è lunedì ho detto facciamo questo video per aggiornare le ragazze. Allora, il volo, come un po' immaginavo, è stato più difficile che l'andata in America. Vabbè, l'età è cambiata di Timmy, lui è più grande, un pochino più grande, quindi è anche più difficile da tenere. Poi diciamo che non è stato facile la prima parte del volo, perché al JFK, all'aeroporto di New York, l'aereo è dovuto stare fermo in pista per un'ora, quindi con l'aria condizionata spenta, c'era un gran caldo, bisognava stare seduti legati e Timmy non riusciva a stare seduto con quel caldo, poi tra l'altro non aveva un sedile, era su di me. È stato un po' difficile quella prima parte lì, anche perché aveva fame, voleva muoversi, e io non potevo prendere le cose da sopra, insomma è stato un piccolo delirio quell'ora lì. Poi quando siamo partiti ci hanno portato da mangiare eccetera. Ah, tra l'altro, per le cose dell'aereo, del mangiare, forse non vi avevo mai detto che se avete bambini piccoli dovete fare queste tratte lunghe dove vi portano anche da mangiare, appunto. Se avete un bambino che mangia omogenizzati potete anche non portarli, perché anche non pagando il biglietto per lui potete richiedere il pasto baby, che quindi comprende un po' di omogenizzati, dell'acqua, cose così. Per Timmy, che non mangia più, cioè non gli basta mangiare un omogenizzato di frutta, però lui mangia cose solide come noi, quindi non la nostra quantità, però insomma mangia. Ho dovuto chiedere alla hostess se aveva un pranzo in più che avanzava, altrimenti se non avanza siete un po' fregati, nel senso che potete portarvi voi, dovete portarvi voi il pranzo per il bambino, pranzo, colazione, quello che è. Ve la fanno passare durante i controlli ovviamente, perché sono per il bambino. Io ho portato soltanto delle carote cotte, dei mirtilli e un po' di biscottini, perché in realtà all'andata me l'hanno dato senza problemi il pranzo, mentre qua mi hanno fatto un po' di storie dicendo veniamo, se c'è, se non c'è, forse perché io avevo dato per scontato che ci fosse, infatti c'era dopo la fine, perché penso che avanzino sempre qualche pasto in più. Quindi lui si è mangiato prima il mio pasto e poi, visto che era avanzato, quando hanno servito tutti ne è arrivato qualcun altro, abbiamo smezzato anche quello. Poi per fortuna il volo dura, andando dall'Italia all'America dura un pochino di più, mentre da New York in Italia dura un'oretta in meno ed è un notturno, quindi per fortuna lui ha anche dormito quasi 4 ore, sdraiato su di me è riuscito a dormire, quindi poi il viaggio andando avanti è andato meglio. A Parigi avevamo 3 ore, si è messo lì, ha giocato eccetera, e poi nell'altro viaggio Parigi-Verona ha dormicchiato un pochino perché era cotto, povero, perché comunque ha saltato quasi tutta la notte. Ops, no scusate, ho messo un piede sul tavolo dove c'era la telecamera, quindi l'ho fatto. Insomma, il viaggio, un inizio un po' traumatico, dove proprio lui urlava, proprio quei bambini che dicevo mamma mia ce l'ho sull'aereo, un bambino che non mi farà mai dormire, invece per fortuna dopo si è placato. Però è stato un inizio un po' terrorizzante, soprattutto per me che devo gestire, no, cominciamo malissimo. E poi una volta che siamo arrivati, grandissima festa dei nonni, che erano proprio contenti, e beh, era mattina, quindi abbiamo dovuto far passare un giorno, abbiamo dormito un po' il pomeriggio, siamo andati a fare dei giretti, però c'era un po' caldo. Fortuna il giorno dopo si è rinfrescato leggermente, perché c'è stata una tromba d'aria a Venezia, quindi qua vicino. Qua non ha colpito niente, però è arrivato un bel vento fresco
e si stava bene. Poi appunto ho avuto questo matrimonio, bellissimo, sabato, proprio un matrimonio da favola, stupendo, e, però Tim non è venuto, non l'ho portato perché era un matrimonio che si svolgeva il pomeriggio presto fino a sera, fino a notte, quindi no, portare Tim mi sarebbe stato stare dietro a lui e perdermi tutto il divertimento, e comunque i nonni non me l'avrebbero mai lasciato. Dai, è venuto qua per loro, quindi è stato con i nonni. Anche ieri mi sono goduta un po' una giornata con gli amici e Timmy si è goduto i nonni, perché sempre per lo stesso motivo, perché i nonni giustamente non lo vedono mai e io se no devo stare dietro a lui e con gli altri non riesco a parlare, perché è un po' così. Fortuna al ritorno ci sarà anche mio marito, quindi potremo giostrarcela meglio, anche perché ormai la mia pancia sta bella grande. Già l'andata è stata un po' dura avercelo sulla pancia, perché continuando a muoversi mi dà un po' di gomitate, un po' di ginocchiate sulla pancia, quindi insomma, vabbè, tutto, però è anche pienotta, quindi non è che se spinge, non è che vada, quindi ha tutte botticelle che mi dava. E sono andata dal parrucchiere, mi sono fatta tagliare un po' i capelli perché vabbè, volevo dare una spuntatina e ho colto l'occasione del matrimonio per sistemare un attimo i capelli, così mi ha fatto super boccoli, cioè un po' troppi, in realtà non è che volessi così tanto, ma mi ha fatto proprio i capelli, se magari li avessi cortissimi invece dovrebbe averne tagliati tre dita, in teoria. Adesso vediamo quando poi li rilavo, che rimangono lisci spaghetto, perché io proprio ho dei capelli liscissimi. E ho usato, prima mi ha fatto la piega con la spazzola per fare i boccoli, poi dopo che ha finito, dopo 20 minuti, poveretta, i miei capelli erano praticamente come prima, lisci, e allora ho usato questo, che non mi ricordo come si chiama, questa non è una piastra, però è quella che ti mangia il capello e ti fa il boccolo dentro, lo tieni dentro un po', poi quando lo stacchi esci fuori un boccolo. Beh, mi sono durati 2 giorni, vero? Quindi super approvata, perché io ho il capello che proprio non rimane in piega. E invece con quella lì l'avevo usata anche, sempre andando per la parrucchiera per il matrimonio, mi ha sempre fatto un po' mosso boccolo, che poi avevo raccolto dietro in parte, e mi era durato. Quindi se vi interessa come prodotto, io vabbè, l'ho usato 2 volte dalla parrucchiera, ovviamente con la lacca dopo, però veramente buonissimo. Non vi so dire il nome, ma penso che abbiate capito, perché quella che ti mangia, proprio ti risucchia il capello, penso ce ne sia una sola, ed è uscita da un anno, pare, come prodotto. Quindi è molto carino. E nei prossimi giorni sarò qua a Verona, io farò un po' di giro a Verona, vediamo. Vi porterò magari con me a fare un giretto, un stile vlog. Vediamo cosa riesco a caricare. Niente, era solo un saluto veloce per dirvi come andava, come era andato il viaggio, eccetera. Il jet lag un po' l'abbiamo sentito, anche Timmy la prima sera è rimasto sveglio 2-3 ore dall'una alle 3 e non riusciva a riprendere sonno, però adesso stiamo sorpassando alla grande. Lui è già tranquillissimo, io un po' meno, perché ho avuto un po' di anche matrimonio, sono tornata tardi, insomma devo un attimo ripigliarmi con il sonno, però siamo praticamente pronti a tornare a dormire bene la notte. Va bene, ci vediamo presto. Ciao!